Guardi, lei è stata una sintesi perfetta e quindi devo due risposte. La prima, quella sui 600.000, evidentemente le misure che stiamo mettendo in campo servono esattamente a non arrivare al punto di crisi. Sono misure che vengono testate, misurate, monitorate da un gruppo, come sa, di lavoro che è fondamentalmente rappresentato dal Comitato Tecnico Scientifico, dove siedono anche direttori degli uffici competenti del Ministero. Ieri i provvedimenti sono stati presi di concerto con i presidenti delle regioni, ci sono state, diciamo, ore e ore di riunione, di colloquio tra i presidenti di regione. Capisco che probabilmente i sindaci anche avessero potuto, dovuto essere più coinvolti, come ho detto, sono certa che verrà posto rimedio. La L'ultimo punto, che è liberalizzare, quello più scusi, dolente da liberalizzare, quando quindi diciamo questo, liberalizzare ogni regione, come lei sa, decide per conto lo è suo. già, nel senso che, per esempio, non solo il Lazio in questo momento ce l'ha, per esempio, Sì, la possibilità, da però poi pochissimo mi tempo il dicono che i Lazio. laboratori risponderebbero. Da pochissimo Quindi tempo. bisogna, anche l'Emilia Romagna ti dà la possibilità di andare in un laboratorio privato, credo che sia così in molte altre regioni. Ce ne vuole, è vero che ci vuole molto di più, bisogna intensificare molto di più, è vero anche che noi siamo partiti dalla capacità di fare 22.000-25.000 tamponi, siamo arrivati a 150.000 tamponi al giorno. Cresanti dice che ce ne vorrebbero 400.000, mi sembra che sia quello il numero.